Io arrivo dal comune di Roasio, che è dalla provincia di Vercelli. Sono il primo firmatario della petizione che riguarda la terra che è stata portata nel comune di Roasio, che proveniva da Milano Santa Giulia, ex Monte City, ex Monte Edison. Qui c'è una relazione tecnica che riguarda praticamente la terra che proveniva da Milano. La relazione tecnica è fatta da una ditta incaricata dello smaltimento. Sfogliando i documenti dell'azienda si arriva a notare che da quest'area di Milano, che è la ex Monte Edison, bonificava terra che conteneva, ecco qua, fitofarmaci DDT, DDD e DDE, che sono sostanze altamente nocive alla salute umana. Io sono stato uno dei primi a venire qui a abitare Santa Giulia, sono 4 anni. C'erano tutti questi palazzi già pronti, già abitati, e hanno dovuto bonificare tutta questa parte della promenade. E loro al momento avevano detto che tutto era a posto, invece non era così. Quando hanno accorotato tutto la promenade si sono accorti che effettivamente esisteva, visto considerato che c'era già fin dall'inizio, quando siamo arrivati, queste dicerie, si diceva che praticamente c'era qualcosa che non era ben definito, perché c'era qualche situazione particolare per quanto riguarda tutte il marcio che c'era praticamente sotto questi terreni, perché la realtà è questa. Il tutto è confermato dall'inchiesta che praticamente si è conclusa, e adesso è arrivata la conclusione delle indagini della Procura di Milano, che riguarda proprio la zona ex Monte Edison, che è quella che praticamente era parte attiva nell'inchiesta che ha portato la terra contaminata da noi a Roasio. La cosa che mi ha insospettito è che praticamente da Milano questa terra veniva trasportata con dei camion, 40-50 camion in fila, bilici, che portavano circa 18 metri cubi al viaggio, e venivano anche alle 3 di notte a scaricare. Ma le cose in realtà qua sono migliorate in un certo senso, se non altro ha aperto qualche attività commerciale, c'è comunque abbastanza vita col fatto della promenade qua. Rimane un po' il progetto incompiuto, le promesse fatte riguardo al parco, riguardo al... credo a una serie di costruzioni che avrebbe dovuto fare qua intorno. Se uno va a guardare i plastici o i rendering presentati quando bisognava procedere agli acquisti e via così, sono cambiate tante cose. Cioè, da quello che è il punto di partenza, con 2 o 3 anni veramente di depressione, adesso uno ha ripreso fiato e ha grosse speranze che le cose migliorino. Peraltro in questa zona ero venuto nel 2007 all'inizio dei trasporti per rendermi conto della distanza che c'era tra il mio comune e il comune di Milano, sono 110 km, quindi uno si chiede come mai tanta strada per portare della terra che poteva essere portata in qualsiasi altro sito più vicino. Ne hanno portati circa 60.000 metri cubi. Una delle ditte che ha fatto i trasporti, l'ho potuto poi vedere, i nomi dei trasportatori, più che i nomi dei trasportatori, proprio i nomi della ditta, è riconducibile all'inchiesta Infinito della Procura Antimafia di Milano. E questo ti fa pensare che ci sia proprio un sistema che porti a grossi guadagni da parte di ditte che si specializzano proprio in questo settore. Noi leggiamo sui giornali il termine ecomafia, penso che questo sia uno dei casi.